Ciao a tutti, io sono Valentina, alias Tondamente, e oggi vi racconterò di come abbiamo trasformato la parete sopra al divano del nostro salotto grazie all'aiuto di PhotoWall. Dovete sapere che prima della quarantena io e marito stavamo finendo di arredare casa. Pezzo dopo pezzo, ogni volta che ne avevamo la possibilità, compravamo un mobile, un quadro. Infatti, scherzando tra di noi, la chiamiamo la casa infinita, sebbene sia un buco, perché non finiamo mai di arredarla. Quando hai un blog da tanti anni, un canale YouTube, capita qualche volta che qualche azienda ti contatti. Qualche tempo fa mi arriva una mail da una certa Jennifer, che saluto, ciao Jennifer, che dice: ciao Tondamente, ti andrebbe di recensire un nostro prodotto? Vai sul nostro sito e scegli quello che vuoi. E io, cose gratis, interessante, andiamo a vedere di che si tratta. E dunque, così ho scoperto PhotoWall, che è praticamente un sito svedese. Infatti mi pareva strano mi avessero contattata per una collaborazione durante il periodo di quarantena, ma la Svezia non è in quarantena in questo momento, quindi loro lavorano regolarmente, che vende anche in Italia tele, canvas, quadri, wallpaper, quindi praticamente una sorta di carta da parati, però con fantasie, disegni particolari, strani. Ce ne sono veramente a centinaia sul loro sito, tra cui poter scegliere. Devo dire che ho passato diverse ore a consultare il sito per scegliere tra le tantissime varietà di prodotti, e alla fine mi sono detta: parliamo in grande. Ho la parete del divano un po' spoglia, è la parete più grande, e avevo fatto io un paio di quadretti dipinti a mano per riempirla, perché mi faceva proprio una grande tristezza. E ho detto: dai, prendiamo una bella tela canvas, bella gigante, per riempire quello spazio e trasformare così finalmente il nostro salotto. Inoltre ho accettato anche perché loro mi hanno offerto uno sconto per le mie lettrici, per tutti coloro che mi seguono. Potevo dire di no? Ho scelto naturalmente un disegno, una fantasia che si abbina con quelli che sono i nostri gusti e anche un po' i colori della nostra casa, che va sul bianco e grigio. E ho scelto la canvas più grande a disposizione, e Jennifer mi ha detto sì. E io, incredula, ho detto: ok, non dico niente a nessuno finché non mi arriva il pacco. E incredibilmente, ragazzi, quest'oggi il pacco è arrivato. E conteneva questa, che ora vi faccio vedere meglio. Ma partiamo dall'inizio, guardate qui. È arrivato un pacchettino. Questa è Aria che gioca. Allora, siccome siamo in quarantena, quindi bisogna prendere tutte le dovute precauzioni, lo apriremo con i guanti, stile CSI. Anche Aria è curiosa. Allora, abbiamo delle pratiche istruzioni da seguire. Ce la faremo? Dobbiamo montare la tela, che è bella grande. Praticamente è arrivata la canva, la stampa arrotolata, e poi abbiamo gli stelli a cui immagino la dovremo aggrappare. Sul loro sito c'era un video molto esplicativo. Io c'ho il bravo assistente, mio marito, che non vuole essere ripreso, però solo le mani.
Stiamo srotolando la Canva. Devo dire che mi piace già tanto, perché proprio la è doppia doppia ed è tutta plastificata, quindi in realtà questa, anche se uno la vuole pulire con una spugnetta, è facilmente pulibile, quindi sembra una cosa durevole, insomma, una cosa di qualità. Aria, che hai fatto? Aria! Sulle ceneri della città distrutta. Ma vabbè, facciamola divertire, dai. Noi cerchiamo di venire a capo di questo rebus. Ok, e adesso che abbiamo montato tutti gli angoli, che dobbiamo fare? Ok, dobbiamo ribaltare e poi bloccare con questo. E così. Di momento con bacia. Ho il terrore. Cazzo. E mo? Forse bisogna solo un po' spingere. Quando c'è qualcosa che non bisogna forse incastrarlo, due martellate, io sono per la violenza. Io sono per non romperlo. Alessio è pacifista. Allora, ce l'abbiamo fatta, la violenza era la strada. No, sostanzialmente bisogna fare un po', bisogna tirare, perché così innanzitutto si stende anche meglio la tela. E poi sì, bisogna tirare un po' i pezzi di legno, la cornice. E poi ci sono questi aggeggi che fanno, cioè incastrano perfettamente il tutto e non lo fanno muovere più. Abbiamo finito di montarlo e ora è il momento della verità. Tarara. Ma è bellissimo! Allora, innanzitutto ringraziamo PhotoWall per questo regalo, che è veramente eccezionale. Bello, eh? Mi sembra tutto dritto, ben tirato. Quanto è bello! E adesso lo andiamo a sistemare e a trasformare il nostro salotto. Questi sono i quadretti che abbiamo in questo momento sul divano, che li ho fatti io, tra l'altro. Thank you.
devo dire che mi piace molto, sicuramente riempie molto di più il muro rispetto a prima. Due cose volevo dire che mi hanno colpita particolarmente. Uno, la velocità nella spedizione, perché veramente non me l'aspettavo. Tra l'altro, sapete, io sono qui alle Canarie dove tutto ci mette molto più tempo del normale, invece sono stati velocissimi, loro spediscono in 48 ore, quindi veramente una spedizione lampo. E poi la qualità, perché non è proprio una tela, è una sorta di incerata, avete presente le tovaglie, no? Quindi è facilmente lavabile, il che mi piace. Perché quando faccio pulizia la posso pulire facilmente anche con una spugnetta umida e poi questo la rende anche molto più resistente. E poi dai, mi piace, io c'ho, in casa c'ho un po' la fissazione dei mandala, delle maioliche, no? Queste fantasie un po' così. Ho tutto così in casa, è diventata tipo una strana malattia. Ecco, anche le tende, tutto con questa fantasia. E quindi, dai, questo mi sembra proprio cadere a fagiolo. E devo dire che è promosso, sono molto soddisfatta. Ringrazio ancora una volta PhotoWall che ci ha voluto fare questo bellissimo regalo. E niente, oh, finalmente la parete sopra il divano non è più triste e spoglia. Spero che questo video vi sia stato utile e vi abbia dato uno spunto interessante per arredare ed abbellire anche la vostra abitazione. Vi abbiamo fatto vedere tutto, dall'apertura del pacco anche a come si monta giustamente la tela canvas che arriva smontata. Non è stato poi così difficile, anche se noi siamo super imbranati. Vi lascio qui in info box il super sconto che PhotoWall ha voluto dedicare a chi mi segue. E quindi io vi ricordo che Tondamente è anche un blog, una pagina Facebook e un account Instagram. Vi invito ad iscrivervi a questo canale e a farmi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Un bacio, un abbraccio, ciao!